Buongiorno, buongiorno da Casa Sanremo, primo appuntamento con Buongiorno Sanremo per aprire questa settimana di programmazione e di palinsesto all'interno di quello che è il contenitore festivaliero che da 14 anni racconta il festival in un modo diverso, a fianco del festival come l'area ospitalità. Ho rubato questa mattina la scena a Veronica Maia che è collegata con noi dal roof di Casa Sanremo. Buongiorno Veronica. Buongiorno Vincenzo, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per questa edizione che prende il via ufficialmente con Buongiorno Sanremo, il primo programma del palinsesto che prende vita questa settimana, una maniera attraverso la diretta streaming di raccontare il Festival di Sanremo attraverso i suoi protagonisti, attraverso i territori, attraverso anche i prodotti che infatti io comincerò a maneggiare oggi. Aspettiamo anche un'altra amica e collega, Chiara Giallonardo, che da domani prenderà realmente il possesso di questa area di cucina, devo dire, molto ambita da chef. E non, e domani, Vincenzo, se me lo concederai, scenderò lì accanto a te, in poltrona ad ospitare amici, giornalisti, influencer, insomma, tutti gli amici che da tanti anni muovono la straordinaria macchina di Casa Sanremo. Lo faccio io, Vincenzo, perché conoscendo la tua umiltà non lo faresti mai. Ieri c'è stata una inaugurazione veramente emozionante e significativa per te. Tu porti avanti questa struttura e questa macchina organizzativa sempre perfettamente funzionante da ormai credo oltre 14 anni, giusto Sì, Vincenzo? sono 14 anni quest'anno e sono 15 che ho messo piede a Sanremo per realizzarla. Esattamente, tra l'altro ti sei trasferito in questa edizione già 2 mesi fa per Sì. consentire che tutto funzionasse. Ecco, ieri hai avuto la prova, la gratificazione, l'amicizia di chi tutto questo lavoro lo vede e lo apprezza. È venuto in persona il direttore del Festival di Sanremo, Amadeus, a farti visita e a darti il suo in bocca al lupo in occasione del taglio del nastro, normalmente sempre molto affollato, madrine, testimonial, fotografi, uffici stampa. Ieri si è svolto in rigoroso, come dire, distanziamento con tutto il protocollo anti-Covid attivato, ma soprattutto tu, Vincenzo, hai scelto che a tagliare il nastro quest'anno non fossero madrine, lustrini e paillettes, ma fossero le vere maestranze dello spettacolo, come stiamo vedendo dalle immagini che ci sta mandando la regia, un modo significativo per abbracciare un settore in seria difficoltà ormai da un anno a questa parte. E Amadeus era lì con te, era lì con te a fare un discorso molto semplice, molto onesto, ma molto significativo. La musica non deve fermarsi, il festival non si deve fermare, perché se si fosse fermato sarebbe stata, come dire, una pagina nera in un evento invece storico. Avremmo tutti ricordato l'anno in cui il festival non c'era. Invece il festival c'è. La musica c'è, Casa Sanremo c'è con tutto il coraggio che ciò comporta per non lasciare una pagina vuota in questa edizione. Quindi, con lo sforzo, con l'entusiasmo, con la professionalità, noi continueremo a raccontare e ad accogliere ciò che normalmente il Festival e Casa Sanremo già accolgono. Come lo facciamo? Con le dirette streaming. Io lo sto dicendo a tutti come te, l'applicazione Casa Sanremo per seguire tutte le dirette che in streaming praticamente abbracceranno come il solito bagno di folla che c'è a Sanremo tutti gli amici che hanno voglia di seguire gli eventi del festival. Sì, Quindi a questo aggiungo che in contemporanea ci sono oltre 20 piattaforme in Italia che ci stanno seguendo in diretta ed è importante dire che gli appuntamenti del nostro palinsesto, oltre dal nostro sito e dalla nostra app, c'è la piattaforma di Yaruan, di Live All, nei momenti particolari quindi del nostro palinsesto anche Red Ronnie TV, tutti i mezzi social di Red Ronnie, ci sono i nostri mezzi social e una serie di amici in giro per l'Italia che ci stanno riportando in diretta in questo momento. A cui facciamo un grande saluto, un grande abbraccio perché quest'anno, come dicevi tu prima, siamo in studi e quindi abbiamo una presenza molto limitata all'interno degli spazi, ma comunque vissuta a Casa Sanremo, ma porteremo il nostro messaggio in giro per l'Italia in un modo diverso rispetto agli altri anni. Abbiamo tre appuntamenti, quattro appuntamenti importanti durante la giornata, oltre a quello di Buongiorno Sanremo che stiamo inaugurando questa mattina. Abbiamo un secondo appuntamento sempre con Veronica che sarà in studio con il racconto dell'Italia in vetrina con le eccellenze di tutta Italia e soprattutto con appuntamenti legati agli artisti che sono in gara al festival. Pomeriggio
Abbiamo due appuntamenti curati da Live Hall e una diretta serale con We Have a Dream condotto da Red Ronnie, e in chiusura in serata quelli di Casa Sanremo con Giorgio Pasotti, che racconterà la musica, il cinema e lo spettacolo in questo salotto. Ma Veronica, questa mattina io volevo inaugurare questa giornata, che è dedicata interamente al territorio della provincia di Salerno, con un collegamento con la Camera di Commercio di Salerno, e credo di avere già collegato con noi il vicepresidente Giuseppe Gallo. Buongiorno vicepresidente. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. No, diamoci del tu, Peppe, io i formalismi in un momento così, io giustamente per una questione di correttezza e di rispetto dico vicepresidente, però dall'altra parte vedo un volto amico che rappresenta una serie di aziende che da ormai tantissimi anni ci accompagnano, oltre la nostra che ha sede ufficiale in quella provincia. Da sempre abbiamo cercato di portarci dietro un territorio che potesse raccontarsi da tutti i punti di vista, e ne siamo orgogliosi, perché poi quando queste persone sono qui a Sanremo portano in alto il nome di quel territorio. Io sono perfettamente d'accordo con l'affermazione della dottoressa, che dice in effetti che la musica non si ferma. Per noi non si ferma solo la musica, non si deve fermare solo la musica, ma non si deve fermare l'intera economia, in particolar modo l'intera economia di questo territorio. Noi siamo stati sempre vicini a questa manifestazione che ci ha dato grandi soddisfazioni. Casa Sanremo in effetti per noi è una vetrina importante durante l'anno. Continuiamo a crederci, non è un caso che quest'anno siamo presenti con 17 imprese lì che rappresentano tutta la nostra tipicità, i nostri prodotti tipici. Ci abbiamo sempre creduto in queste iniziative e continueremo a crederci. Tant'è vero che molteplici sono le richieste delle imprese salernitane che intendono partecipare a questa splendida manifestazione. Che dire, noi dobbiamo continuare a crederci e stare vicino alle imprese. Per noi i prodotti tipici, il turismo sono qualcosa di fondamentale. Considerate che il 20% delle imprese turistiche, delle imprese del nostro territorio sono imprese turistiche, e noi non possiamo, ed è un settore che ne risente fortissimamente in questo momento. Proprio per questo motivo abbiamo deciso in maniera più forte degli altri anni di stare vicino a queste imprese e dare il nostro piccolo contributo a questa bella manifestazione. Peppe, in questo periodo di lockdown credo che la provincia di Salerno e il territorio della Camera di Commercio abbia Enzo, fatto... Enzo, non ti sento. Mi sentite da Salerno? Enzo? Credo che ci sia qualche problema, mi sentite? Ecco qui. Ecco. No, dicevo che credo che in quest'anno particolare c'è stata la possibilità per la Camera di Commercio di Salerno di sostenere attivamente il turismo e il territorio salernitano attraverso anche una grande azione di promozione che è avvenuta attraverso i mezzi RAI, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo. E, diciamo che quella fase post lockdown credo che Salerno l'abbia vissuta dal punto di vista turistico in un modo sicuramente positivo rispetto al resto d'Italia. Come vi state preparando per la prossima stagione? Beh, innanzitutto dobbiamo analizzare l'anno scorso, quello che tu dici è stato. Abbiamo risentito nella costiera amalfitana di un grosso calo del turismo, ma al tempo stesso con il turismo, diciamo, domestico, con il turismo di vicinanza, siamo riusciti a sopperire nella zona cilentana a questo calo di fatturato. Questo tutto soprattutto grazie, non voglio fare Cicero pro domo suo, ma grazie a quella bella iniziativa che decidemmo di mettere in campo proprio con te come Camera di Commercio, quando decidemmo nei periodi di luglio di fare una forte campagna pubblicitaria tramite il Rai 1 per quanto riguarda la fascia costiera del nostro territorio. Devo dire che ha avuto un ottimo risalto, è stata fatta con grande professionalità da parte tua e da parte dei tuoi colleghi. Magari immaginiamo di rifare una cosa del genere anche quest'anno.
per quanto le casse delle Camere di Commercio sono abbastanza esigue, non è un caso che l'anno scorso siamo stati l'unica Camera di Commercio in Italia a fare Sì, è stato un momento sicuramente non da dimenticare, perché ritengo che sia stato un momento in cui il turismo locale abbia avuto una giusta spinta. Oggi noi abbiamo raccontato di 17 aziende salernitane che sono qui presenti a Casa Sanremo. Le richieste sono sempre in aumento, negli anni abbiamo visto un esponenziale aumento di richieste e di volontà di esserci, ma la cosa che penso faccia piacere a Peppe e poterlo riportare anche al Presidente appena avrà modo di poterlo incontrare è il valore aggiunto che queste aziende portano all'interno del concetto festivaliero, perché abbiamo tutte eccellenze, tutte aziende che stanno lavorando da ormai 2 mesi qui sul posto e che portano in alto la bandiera della provincia e cercando di non far fare brutta figura al nostro territorio, se vogliamo dirla così. Indubbiamente, il fatto che abbiamo per tanti anni continuato su questa scia nell'essere presente lì è sintomo dell'ottimo risultato che gli anni precedenti abbiamo avuto. Il primo anno ci chiamarono quasi fumo attaccati per questa iniziativa. Devo dire che oggi sia l'opinione pubblica sia i rappresentanti delle imprese sono ben felici di partecipare e credo che continueremo per tanto tempo ancora su questa scena. Allora, nel salutare Peppe richiamo Veronica, perché Veronica stamattina si sta dedicando, perché questo l'abbiamo lasciata nel cookie show, a preparare dei piatti, soprattutto un piatto in particolare, e proprio nell'ambito del discorso del territorio salernitano, in cucina noi abbiamo portato un'eccellenza di quel territorio, vero? Sì, Vincenzo, allora io, anche se so che è molto presto, però voglio dare ai nostri amici un po' gli ingredienti per poter preparare poi la ricetta di una bella carbonara con l'aggiunta di una rivisitazione, diciamo, mi prendo la paternità, ma grazie alla presenza di un prodotto di eccellenza che ci ha fornito l'azienda Latta e Sale, che tu conoscerai benissimo. Allora, è una mozzarella meravigliosa, il cui latte viene lavorato nelle prime 8 ore, non pastorizzato, è latte che viene da Ponte Cagnano, quindi, come dire, zone nostre. Tu lo sai, Vincenzo, sono sorrentina e come te amo il nostro territorio, provincia di Napoli, provincia di Salerno e dintorni. Quindi sto per preparare una carbonara che alla fine verrà servita con una dadolata di mozzarella a crudo. Quindi tra un po' andiamo in pubblicità, però nel frattempo io dico a tutti gli amici a casa di cominciare a preparare gli ingredienti. Allora, quindi sì, a questo punto io saluterei dopo subito Peppe Gallo, che è in collegamento. Quindi Peppe, come vedi, noi i prodotti salernitani non ci facciamo mancare nulla, abbiamo i prodotti del territorio e oggi i nostri ospiti avranno un'ottima mozzarella per quello che riguarda la promozione della giornata salernitana, ben rappresentata sul territorio. Grazie a Peppe Gallo, grazie alla Camera di Commercio e avremo modo e speriamo in momenti più tranquilli di avervi tutti quanti qui per farvi toccare con mano quello che questo territorio riesce a realizzare nella settimana del festival. Grazie a te, Enzo, e buona giornata. Buona giornata. Buona degustazione dei nostri ottimi prodotti. Allora, Veronica. Grazie, dottor Gallo, grazie, Vincenzo. Allora, io già ho tagliato, vedete, questi bocconcini, non so se la regia riesce a stringermi sul prodotto in primo piano. Intanto io già mi sono preparata questa dadolata che alla fine a crudo decorerà il mio piatto. Qui ci sono le uova, a casa penso che tutti abbiamo delle uova nel frigo, non dell'ottima pasta, dell'ottimo olio. A farci compagnia da parecchio tempo a questa parte, la pancetta, Beretta, tutti i salumi Beretta, ma io questa mattina utilizzerò soltanto la pancetta, parmigiano, pecorino a volontà, sale, pepe, l'acqua intanto bolle. Se vuoi, Vincenzo, andiamo in pubblicità, io comincio a sbattere le uova e tra poco facciamo la ricetta in diretta. Ti dico che io volevo buttare 250 grammi di pasta, qua c'è stata una ribellione generale, tutti la vogliono assaggiare, quindi andrò sul mezzo chilo abbondante. Benissimo. Dopo sali su ad assaggiarla anche tu, ok? A dopo, ci vediamo tra qualche istante. A tra poco, pubblicità.
cubetti Beretta. Più fantasia in ogni ricetta. Allora, adesso le riprendo io, mettiamo il cappuccetto per... Cina, colore speciale, ogni tuo piatto. Posso capire che... diventa geniale, Beretta QBQ. Cubetti Beretta, più fantasia in ogni ricetta. Eccoci qua, siamo in diretta, buongiorno Sanremo. Allora, siamo nella zona del roof, dove normalmente diciamo ospitiamo amici, artisti, VIP che transitano per Casa Sanremo, per i tanti appuntamenti che normalmente riempiono i tre piani e più del Palafiori. Quest'anno il roof è adibito un po' agli addetti ai lavori, soltanto agli addetti ai lavori. Io sono un'addetta al lavoro e oggi ho occupato tutto il roof e l'area dei cooking show. Nelle prossime giornate, nei prossimi programmi, vedrete qui al mio posto Chiara Giallonardo, che cucinerà con tanti chef che rappresenteranno i vari territori ospiti di Casa Sanremo. Come ho anticipato prima della pubblicità, stamattina io in persona sto per fare una bella carbonara. Lo so che non è proprio una botta di leggerezza, ma con la leggerezza invece la bontà di questa squisita mozzarella, latte e sale, vedrete una carbonara un po' rivisitata, poi vediamo se vi piace. Allora, per mezzo chilo di pasta, quindi consideriamo 4-6 persone, dipende quanta pasta mangiate, se 80 grammi o il doppio, io vado su porzioni un po' più abbondanti. Prendete 4 uova, eccoli qua, i tuorli, li sbattiamo con la frusta, con la forchetta. Io la frusta non ce l'avevo stamattina, e quindi, come faceva mia nonna, una bella forchetta, un po' di energia nel polso e cominciamo a sbattere. A questo punto possiamo anche aggiungere già nelle uova il sale. Nel frattempo, siccome praticamente l'acqua ancora bolle ma non proprio con forza, ecco qua, se sentite il rumore dell'apertura del pacco, sì. Che faccio ragazzi? Mezzo chilo o 250 grammi? Tutta? No, vabbè, siete tutta? Vabbè, però per l'impiattamento faccio una porzioncina dedicata a quella bella esteticamente per poter essere fotografata. Nel frattempo noi siamo sempre in diretta streaming, vi ricordo l'app Casa Sanremo per seguire tutti gli appuntamenti del palinsesto. Allora, io ho già preparato un po' tutti gli ingredienti, perché con i tempi di cucina ed in TV, insomma, non è sempre facilissimo. Qui abbiamo un ottimo olio che io comincio a mettere nel nostro padellino, come vedete è nuovo, quindi esce goccia dopo goccia, poi è un olio preziosissimo questo, quindi non abusiamo. Qualcuno ci mette pure una noce di burro, che c'è? Mi fate segni dietro? Intanto la sposto un po' dal fuoco, sennò è troppo forte. Quindi preparate pecorino e parmigiano, se li avete tutti e due li potete mischiare. Io di solito amo mettere sia un po' di pecorino che un po' di parmigiano. Una bella pancetta dolce, noi qui a Casa Sanremo abbiamo la straordinaria pancetta di Beretta. Devo dire che Salamini di Beretta ci fanno compagnia durante tutta la giornata nelle confezioni singole, siamo tutti quanti lì a spizzicare, a farci i nostri aperitivi. Poi sale, pepe, quello secondo insomma anche un po' i vostri gusti. E come vi dicevo, alla fine noi faremo una bella dadolata a decorare il nostro piatto. Qui la pasta deve bollire, quindi appena sarà al dente, cosa facciamo? Senza scolapasta e senza cose, la prendiamo con questo, la buttiamo nel nostro olio, aggiungiamo velocemente le uova, proprio in ultimo, perché l'uovo non deve cuocere, ci deve dare quella cremosità, ok? Quindi non si deve raggrumare l'uovo. A quel punto potete anche usare, per aiutarvi a fare questa bella cremina, un po' dell'acqua di cottura. In un padellino a parte cominciamo a far saltare, ecco qua, vedi, me l'ho dimenticata di far qualcosa, ma lo faccio subito, questa bella pancetta che vedete qui. Io adesso, senza olio, perché la pancetta ha già un suo grasso naturale, un grasso buono, la mettiamo in questa padella a rosolare, a tostare un pochettino. Voi mi perdonerete, sono senza grembiule, senza elastico nei capelli, però le mie mani sono pulite, sanificate, anche perché per entrare a Casa Sanremo c'è proprio il tunnel della sanificazione, c'è tutto un protocollo anti-Covid e tutto un sistema di sicurezza che garantisce a chi
lavora a Casa Sanremo e chi transita per Casa Sanremo, come dire, una sorta di bolla no Covid, questo è importante dirlo, perché insomma magari da casa certi messaggi non arrivano subito chiarissimi. Quindi posso usare le mani, questo per dire che posso usare le mani e posso stare senza mascherina. Tostiamo la nostra pancetta senza farla bruciare, vi raccomando, chiaramente l'operazione mi richiederà qualche minuto. La dadolata di mozzarella è pronta, se avete a casa, io stamattina non ho fatto in tempo a comprarla, un po' di basilico che poi stracceremo con le mani, perché il tocco verde serve per gli occhi, ma anche il profumo del basilico darà quella bella nota al nostro piatto, la famosa nota croccante. Gli chef amano molto parlare di nota acida, nota croccante, noi le avremo tutte le nostre note. Infatti, se mettete anche un limone, se riusciamo a recuperarlo in cucina con un coso per grattare, io alla fine del piatto farò anche una piccola grattatina di scorza di limone. Qui facciamo tostare la pancetta, l'acqua bolle. Io direi, Vincenzo, che nel frattempo che i miei ingredienti prendano forma e arrivino alla cottura da me desiderata, posso ridarti la linea, perché abbiamo un bel rotocalco da mandare in onda, mi pare. Sì, eccomi qui. Come ogni giorno. Mi senti, Vincenzo? Sì, ti sento benissimo. Come ogni giorno abbiamo. Ti è venuta un po' l'acquolina, scusa se chiedo. Faccio finta di non vedere quello che sta accadendo sopra, perché ho fatto colazione in modo abbastanza risicato questa mattina per essere pronto in studio, quindi salto direttamente al pranzo. Pranzo alle 10 del mattino, vai. Può essere ottimo. Allora, dalla regia, come ogni giorno avremo nell'appuntamento di Buongiorno Sanremo e nell'Italia in vetrina, come dicevo, Rocall cura per noi le interviste ai protagonisti del festival, e questa mattina la redazione di Rocall ci ha inviato ed è collegata per parlare con Joe Eman, quindi contributo da parte di Rocall. Ciao, sono Joe Eman e al festival presento la canzone Arnica. Il testo della canzone Arnica nasce da tante vite. Arnica, la prima è la sua fioritura viene in un incidente, stavo arrampicando in montagna e durante una presa in parete mi è rimasto incastrato il dito in una monopresa e mentre cado mi si sbriciola l'osso dentro la roccia e durante quella giornata lì, mentre i miei compagni arrampicavano, scrivo il primo quattro quarti e sbaglio ancora a vivere. E poi via dicendo con la strofa. Quando torno a casa e mi accorgo che era una settimana prosperosa, prolifera di arte, ma non potevo più suonare la chitarra perché avevo il dito rotto. Io non riesco a scrivere una canzone senza chitarra. Cioè, avevo arnica in canna, ma non potevo suonare, quindi comincio a prendere delle lezioni da un amico su Skype di tastiere e comincio a dedicare tipo tutte le mie giornate alla tastiera. Faccio 14-15 ore di pianoforte al giorno e da lì nasce così Arnica, quindi è stata una fase molto meditativa per la mia vita, per questo l'ho chiamata Arnica la canzone. Avevo in mente un'orchestra, ce l'avevo, perché è una canzone comunque sia che nasce nei pressi della pandemia e quindi io ragiono per natura contraria. Quando l'ho scritta sul piano, dentro di me ad occhi chiusi vedevo gli archi, vedevo i contrabbassi e mi dissi: se faccio questa canzone la voglio cominciare un progetto con le orchestre. Infatti poi tutto il mio disco Mare Educato è fatto, cioè non è arnica a orchestra, anche il resto è pieno di orchestra. Il testo di Arnica l'ho scritto io e la musica è una collaborazione mia di Francesco Catitti. Lui già ci conoscevamo, abbiamo fatto tutto il disco insieme, Mare Educato, e quindi lui aveva già avuto modo di entrare dentro il mio mondo attraverso Regali Fatti a Mano e Glenn Miller. Quando ho avuto Arnica dentro la testa, è difficile spiegare il mio mondo, perché io suono uno strumento, ma dentro di me ce ne sono 1000, ce ne sono 70.
e quindi lui, Francesco Catù, io lo chiamo Catù, perdono, Francesco Catiti, Catù c'ha questo dono qua, che è quello di entrare nella mente di un artista e strappare le sue intenzioni e ficcarle in un pentagramma perfetto. La performance è minimale, è quasi impercettibile. Ho studiato in questi... questo anno mi sono innamorato del linguaggio dell'alfabeto muto, del linguaggio della mimica, e quindi io faccio dei tour sempre molto vivaci, dove spesso la scenografia viene abbattuta dal mio eccentricismo, e così anche questa volta do spazio anche al corpo. Per me il corpo è molto importante. Allora, il progetto discografico viene da un mio caro... nello yoga c'è il saluto al sole, che è il Surya Namaskar. Io ho voluto fare il saluto al mare, dove sono stato ospite in questi 2 anni. Adesso sono andato via. Io vengo, nasco e morirò, senza dubbio, in montagna. Lì ho imparato le mie prime fughe, le mie prime conoscenze, i miei primi riflessi e riflessioni. E quindi non mi sono mai azzardato di comparare la montagna al mare. Per me non c'è sfida, cioè io vengo dalla montagna, la montagna si arrampica, il mare no. Eppure mi sono trovato per via di comodità, per via anche di una scelta stilistica interiore, quella di andare a vivere al mare. Sono andato a vivere al mare e mi ha preso a schiaffoni. È stato bello, non me l'aspettavo, però ho voluto fare questo omaggio, che è questo mare educato, che è una nuova educazione che ho preso. Il mare educato lo presenterei come un percorso che da riva arriva il coraggio dell'abisso, che è quello che è stato a tutti gli effetti. Ogni canzone è una parte del mare, lo scoglio, la profondità, il mare, l'oceano, l'abisso. Lo presenterei così, come quasi fosse un menù dall'inizio alla fine. Questo tragitto, questa linea da dover affrontare, che per me è il percorso che bisogna assolutamente fare nella vita. La mia canzone preferita della storia di Sanremo, sai che io non ho una grande cultura di Sanremo, ti dispiace, io però mi ricordo, cioè non l'ho mai visto, ti dico la verità, questo io lo dovrò spiegare anche agli altri addetti, però così. Però in testa sai che mi rimane sempre, mi è rimasta e mi rimarrà per tutta la vita Fiumi di parole di Jalisse, perché mio padre l'amava quella canzone e mia madre anche, e la cantavano. La cantavano durante le loro piccole attitudini familiari, no? Dall'apparecchiare casa, si cucinava, si cadeva fiume di parole. Mi è rimasta in testa come un mantra. E forse quindi ti dico quella, ma giusto per ricordo. Mi aggrappo a quel ricordo là. Significa... calpestare una storia grande a cui mi sento un po' mi sento grato, anzi più che grato, mi sento veramente di partecipare a una grandezza immensa, storica. Beh, è bello comunque, poi in un anno dove c'è la pandemia, cioè che farà ancora più storia, perché si studierà ovunque, la pandemia è, e quindi tutte quelle che sono associate lì ci sono, io sono quello di Sanremo. Ho degli sbalzi di umore in cui penso di non meritarmelo questo. Mi sento grato tanto quanto anche un po' spaventato, perché riconosco di entrare in un mondo molto, molto diverso da quello che ho conosciuto, da quello che ambisco. Io voglio solo che la televisione, che il pubblico che mi ascolterà, io ci tengo a essere come sono, ovvero non costruito,
che sono, ci tengo alla mia autenticità, mi sento un po' un ribelle, un sovversivo, un anarchico in un sistema ordinato, e quindi vorrei solo che mi piacerebbe che la gente lo captasse che non sono di lì. E come sto vivendo questa selezione sanremese, era ora che qualcuno lo facesse. Sono contento che sia stato Amadeus, perché ho avuto modo di conoscerlo, è bello, è una persona, lui, anche sua moglie è straordinaria, e mi fa piacere che sia schizzato fuori finalmente il coraggio di ammettere che la musica è cambiata. Non lo volevamo accettare, le radio, nessuno voleva accettare che, ragazzi, adesso non posso fare i nomi, ma tanti cinquantenni, cioè, non riempiono più i palchi come una volta. Adesso cioè, non puoi dire che sono nuovi questi, perché cioè, Willy Peyote, la rappresentante lirista, Joe Evan, Random, cioè, riempiamo i palchi. C'è gente, la gente viene ai nostri concerti ed è sold out mesi prima. Quindi quando senti uno che commenti e che ti dice chi cazzo è questo, guarda che cioè, non devi vantarti del fatto che tu dici sta roba, perché non stai seguendo la musica italiana, è questa. E quindi Amadeus è un avanguardista e ha capito che la musica è cambiata e bisogna accettarla sta roba. Vincenzo, io sono pronta, vorrei calare la pasta, se tu me lo consenti, dopo questo straordinario contributo di Joe Evan, che tra l'altro è un autore di cui ho letto praticamente quasi tutti i suoi libri. Posso rubarti un attimo la scena, perché mai Veronica Maia potrebbe servire una pasta scotta, piuttosto me ne torno a Napoli. Posso procedere, Vincenzo? Sì, sicuramente. Messo? Allora, sto calando la pasta in quell'olietto che avevo messo a soffriggere. A questo punto io aggiungo subito il parmigiano, un po' di acqua di cottura. Ecco qui. Abbiamo vero ancora un po' di tempo, Vincenzo? Sì. Allora, io faccio così, metto ancora altro parmigiano, come vi ho detto, l'uovo alla fine. Alla fine, perché non deve cuocere, quindi prima procedo con il parmigiano. Speriamo di non fare una brutta figura con gli addetti ai lavori di Casa Sanremo. Sono tutti quanti qua. Io, secondo me, Vincenzo, tu giù sei solo? Eh sì, mi ha abbandonato. Stanno tutti da me. Sarà il profumino. Sì. Allora, a questo punto, il parmigiano e il pecorino, se sciolto piuttosto bene, se non mi brucio, aggiungo ancora un po' di acqua di cottura, come fecero gli antichi, come faccio a casa mia, ragazzi. Io non sono una chef stellata gourmet, sono una mamma di famiglia, quindi cucino come tutte le mamme a casa, però insomma ritengo di fare dei piatti dignitosissimi. A questo punto metto l'uovo, spengo il fornello se ci riesco, perché le cucine a induzione non sono il mio forte. A questo punto guarda, il mio uovo, sperando che non sia troppo poco, perché i ragazzi mi hanno fatto buttare troppa pasta, in TV si cucina per poche persone. Sì, infatti. Ecco qui. Però vedete? Qua siamo per le porzioni. Allora, da operai. Faccio una cosa, poi dopo per loro abbondo. Vedete come praticamente non ha cotto l'uovo? Io faccio questa porzioncina proprio. E quella è per sette persone. No, quella sono mezza me. Poi con le mani, permettetemi, metto la pancetta, che nel frattempo abbiamo detto l'abbiamo fatta rosolare in un padellino senza olio, pancetta abbondante per avere quella famosa nota croccante. La mozzarella, di cui abbiamo parlato prima, latte e sale, guardate, questa è la novità della mia carbonara, questa mozzarella crudo, un pizzico di pepe che assolutamente non deve mancare, se a casa lo avete, una fogliolina di basilico per decorare, e addirittura una grattata di limone, un limone amalfitano di cui abbiamo parlato poc'anzi, una piccola grattatina, ed eccoci qua, la carbonara di Veronica Maia è servita. Buon appetito, Vincenzo! Buon appetito a voi, non a me. Contaci! Allora, io do un appuntamento per questo pomeriggio, noi intorno alle 17 saremo nuovamente collegati, per un appuntamento importante che è un po' il tema di tutto l'intero nostro lavoro di questa settimana.
Regia, credo che, lo so che siete attaccati alla pasta e non riuscite a dare il segnale qui giù, però io devo chiudere questo collegamento di quest'oggi. Allora, dicevo, abbiamo un appuntamento. Regia, io non vi vedo più. Mi date qualche notizia? Allora, dicevo, abbiamo un appuntamento delle 17 oggi con il primo tavolo aperto di Casa Sanremo legato alla ripartenza da Sanremo. Sarà una giornata importante, come dicevamo ieri, in apertura e in inaugurazione. Non è un sostituirsi a tutti i tavoli che attualmente sono in corso e in fase avanzata su tutti, in tutti i ministeri delegati per la ripartenza del mondo dello spettacolo, ma può essere una giornata in cui in modo sintetico e costruttivo vogliamo mettere a disposizione Casa Sanremo per raccontarsi e per dare uno stato di avanzamento su quello che può essere un'ipotetica data di apertura e di ripartenza. Lo abbiamo fatto con questa iniziativa che vede Sergio Staino come nostro guardasigilli di questo appuntamento. L'abbiamo fatto attraverso una serie di collaborazioni, di condivisione con un po' tutte le organizzazioni del settore, sia nel mondo musica, nel mondo cinema, nel mondo teatro. E oggi pomeriggio alle ore 17 avremo il nostro primo appuntamento in cui avremo collegati in questo incontro dove condotto da Luca De Gennaro, a cui faccio un grande in bocca al lupo per questo appuntamento importante, e sarà con noi collegato Andrea Miccichè di Nuovi Maie, Laura Delli Colli, presidente dei Nastri d'Argento e anche del Cinema di Roma, Vittorio Sgarbi, Valeria Arzenton, fondatrice di Z Live, Federico Rasetti, Piparo per il Teatro Sistina, Sergio Cerruti sarà con noi in studio, qui sarà con me a mio fianco qui a Casa Sanremo, Alessia Cappellitti e naturalmente avremo Sergio Staino collegato in remoto e ci racconterà anche di questo bellissimo regalo che è stato l'immagine di Ripartiamo da Sanremo e di questa sua spontanea adesione a questo progetto. Quindi ci rivediamo oggi alle 17, credo che non abbiamo altri contributi da mandare in onda, ci vedremo alle 12 per il nuovo appuntamento con l'Italia in vetrina. Grazie per averci seguito, ringrazio anche Veronica, credo che sopra stiano già mangiando, quindi non ci sarà modo di salutarci ancora. Ci vediamo più tardi.